casa. Uscirà lui dopo. Dai, uscirà lui. Partiamo. Dai, andiamo. Ecco, allora non prendere il caffè e pasticcini. Sì, 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 sì. Che c'è traffico, tornare. Ora, a parte i giornalisti, gli altri vengono pure. Vi dico grazie, non so cosa dire, non so neanche cosa dire, guardi. Cioè, quanto ci spera in questa richiesta? Ci spero il più possibile, perché è la mia salvezza. Non so cosa dire. Buona così, dai, buona così. Dai, ci vediamo entro una settimana. No, qua si tratta di buon senso, non di politica, cioè c'è un lavoratore, un padre di famiglia che ha difeso la sua famiglia e non ho mai incontrato a tu per tu Napolitano e mi sa che per il signor Antonio mi toccherà incontrare il presidente Napolitano e quindi andremo a perorare la causa di quello che avete visto. Era una persona che voleva solo stare tranquilla e non merita neanche lontanamente, non di fare 6 anni, ma neanche 6 minuti di galera. Quindi faremo il possibile e l'impossibile perché a ingiustizia non si aggiunga ingiustizia. Cosa vi siete detti? Mi ha parlato della situazione e di come uscirne, perché ripeto, già è un momento di crisi economica per il settore dell'edilizia e poi chi ha una famiglia, chi ha dei figli e chi ha una responsabilità sulle spalle non può vivere con l'angoscia di dover vivere un'esperienza incredibile e folle come quella del carcere perché ha difeso se stesso e la sua famiglia. Quindi speriamo che si chiuda il più presto possibile. Il sindaco prima parlava non solo di grazia ma eventualmente anche di una conversione in una pena diversa. L'importante è che mentre il Parlamento vota lo svuota carcere che fa uscire delinquenti veri non faccia neanche un giorno di galera un padre di famiglia che non merita questo. Poi quale sia la formula, la menata burocratica, giudiziaria non è un mio problema. L'importante è che il signor Antonio non varchi mai nella vita la soglia della prigione. Secondo i giudici si tratta però di omicidio volontario. Uno alle 2 di notte non penso che miri per uccidere al buio nel panico aggredito in casa sua. Quindi chi aggredisce la vita o la proprietà altrui sa che qualcosa rischia. Una morte, una vita spezzata è sempre un dramma, non aggiungiamo dramma a dramma. Quindi non penso che il signor Antonio abbia voluto uccidere, ha voluto difendere. E quindi la legittima difesa può essere eccessiva, ma tale è. Omicidio volontario è un'altra roba, ripeto. Mettiamo in galera quelli che meritano di stare in galera e lasciamo lavorare chi merita di lavorare. E dal punto di vista tecnico, raccolta firme, ma la richiesta è stata già avanzata dai legali, dico bene? Sì, ma anche oggi la Lega è intervenuta in Parlamento per sollevare l'attenzione su questo caso e ripeto, andremo a tutti i livelli, non escludendo il Presidente, il Papa o chi per essi, perché questa è una famiglia che ha già sofferto tanto e ha diritto di stare tranquilla e lavorare tranquillamente. 150.000 euro alla famiglia della vittima. La questione economica non so quanto pesi, perché la libertà personale non ha prezzo. Sicuramente essere aggrediti e derubati e poi risarcire è una cosa che penso accada solo in Italia e in pochi altri paesi al mondo.